Salve ragazzi, cari amici del web, questo video lo potete considerare come una breaking news. Ci sono delle novità per quanto concerne ciò che avviene in Ucraina e queste novità ti potranno interessare molto da vicino, anche se tu sei uno di quelli che non gliene frega niente di quello che accade in Ucraina perché pensi tanto non accade a casa mia. Devi sapere che è un qualche cosa ordito da della gente che comanda anche la tua vita, decide quello che è il tuo futuro e sta decidendo anche tutta una serie di misure per cui l'Italia è stata indotta in una situazione di austerity. I media, ovvero TV e giornali, sono un organo di propaganda politico asservito alla casta. In cima alla piramide abbiamo degli organi istituzionali che possiamo identificare come la Troica. La Troica è un meccanismo finanziario, un meccanismo dove vi sono dentro dei satrapi che egemonizzano la finanza mondiale, per cui in Italia noi abbiamo uno Stato che non è uno Stato sovrano, è uno Stato che è sottoposto a questa struttura qui, la Troica, ovvero il Fondo Monetario Internazionale, la Commissione Europea e la Banca Europea. Ok, questo per farti capire che questi satrapi che stanno compiendo un genocidio in Ucraina sono gli stessi che comandano la tua vita. Noi abbiamo avuto in Ucraina un golpe, hanno messo al potere delle persone che sono essenzialmente dei fascisti, li stanno utilizzando perché sono contro la Russia. La Russia è l'unico diciamo spauracchio che hanno questi satrapi, questi impostori della Troica, perché la Russia è comunque un altro stato imperialista e tutelerà e cercherà di fare i propri interessi. La Russia non ci sta a perdere la propria sovranità nazionale e non si farà invadere, non si farà mettere al sacco, non si farà deturpare da quelle che sono il portare via le proprie risorse, il privatizzare l'acqua, privatizzare gli ospedali, privatizzare le scuole. La Russia è comunque uno Stato che cercherà a tutti i costi, e ci riuscirà, a mantenere una propria sovranità nazionale. Torniamo quindi a quello che era il nocciolo del discorso. Noi abbiamo la parte occidentale dell'Ucraina, proprio l'estremo più occidentale, che è essenzialmente un covo di fascisti. Sono le uniche due città che in teoria non sono neanche ucraine, parlo di Leopoli e Ivano-Frankivsk, sono un covo di fascisti. Queste due città qui non sono rutene, sono rutene, non sono città ucraine. Cosa vuol dire? Vi è un popolo che lo possiamo identificare come una razza differente, se la vogliamo mettere sul piano razziale, mentre il resto dell'Ucraina è completamente russofona. La stessa Kiev è sempre stata parte della Russia, sempre, sempre sotto gli zar. Tutti gli zar della Russia sono stati degli zar anche dell'Ucraina. Per cui a Kiev si parla normalmente russo, come in tutte le città dell'Ucraina. È stata fatta una grandissima propaganda mediatica, sono state plasmate le menti di queste persone, di questi ucraini che abitano il loro popolo. È stato fatto un grandissimo esperimento. Negli ultimi 20 anni l'Ucraina è stata strumentalizzata per arrivare a quello che stiamo vedendo adesso, ad arrivare ad una guerra contro la Russia. Noi abbiamo delle orde di fascisti sanguinari che partono essenzialmente da Ivano-Frankivsk e Leopoli, Lviv, e questo manipolo qui di pazzi sanguinari vanno a compiere missioni punitive nelle città più tipicamente russe, ovvero quelle più ad oriente, più verso la Russia. Parliamo di Donetsk e Lugansk. Queste aree qui sono state messe sotto assedio, ovvero l'assedio è una tattica militare, le città vengono chiuse
Chi è appassionato di storia conosceva l'assedio di Leningrado, quello di Vienna per opera dell'Impero Ottomano. È una tattica crudele, una barbarie, che consiste nel circondare la città ed evitare che nella città arrivi acqua e viveri alimentari. La gente deve morire di fame, deve andarsene o morire di fame, devono essere annientati, distrutti. È una tattica crudele ed è una tattica contro i principi dell'umanità, per cui la città messa sotto assedio tende essenzialmente a morire di fame, di sete, di stenti. La gente non ha più nulla da mangiare. Si arriva ad un punto nel quale, che ne so, la fede, un pezzo d'oro, un regalo, una catenina, ha meno valore di un pezzo di pane, perché poi quelle cose lì tu non te le puoi mangiare. E essenzialmente abbiamo assistito ad una situazione di questo tipo. La gente è stata ridotta alla fame. E vi racconto, poi che adesso avevo un po' il nocciolo, era proprio la notizia, la breaking news è questa. Io un mese fa ero a Mosca e ho assistito, sono andato a trovare delle persone in una fabbrica e queste persone facevano una colletta, ma poche cose, per raccogliere un po' di prodotti da poter mandare in Ucraina. La gente di Donetsk e Lugansk, che erano sotto embargo, era già una città in quel momento lì assaltata dall'esercito regolare ucraino, e raccoglievano, facevano una colletta per raccogliere delle piccole cose, tra cui c'era anche, che ne so, del sapone, delle cose di prima necessità, ma piccolezze. Già questi qui della fabbrica non è che stanno tanto bene anche loro, anche in Russia comunque chi lavora nelle fabbriche fa una vitaccia, però sentivano questo grandissimo spirito di solidarietà per raccogliere queste cose da poter mandare lì, da poter offrire a gente che soffre, che aveva bisogno. Negli stessi giorni moltissima gente scappava da quelle zone lì dell'Ucraina messe sotto assedio. Sono giunti in Russia 1 milione di persone. 1 milione è un mare di gente, è tantissima gente. Se noi pensiamo che a Lampedusa, arrivando quei 200-300 mila alla volta, non arriviamo a queste cifre, lì di botto sono scappate 1 milione di persone dall'Ucraina e sono giunte in Russia. Questi cosa? E poi sono di etnia russa anche queste. Cosa deve fare la Russia? Questi qui li ha accolti, li ha sistemati, gli ha dato alloggio, ha cercato di fare qualsiasi cosa, però chiaramente la Russia non può stare lì a guardare quando dall'Ucraina gli arrivano lì 1 milione di persone, perché la parte fascista dell'Ucraina sta mettendo sotto assedio le città e non vuole dare a loro l'indipendenza. Ecco un po' questo che sta succedendo. Cosa hanno fatto i russi? Hanno caricato su dei camion tutti questi piccoli aiuti che sono nati spontanei. Ci sono magari delle società più grosse che hanno regalato, non so, pane, formaggi, privati, gente come potrebbero essere dei comuni cittadini. Hanno fatto delle donazioni, li hanno caricati sui camion e io sono andato il giorno in cui, ma io vi parlo, sono tornato 5 giorni fa dal confine, sono andato proprio lì tra Russia e Ucraina, quella zona lì di confine, la Pagranichen zona, a vedere un po' l'andamento di questo convoglio qua umanitario, ed era mia intenzione riuscire a fare dei piccoli report per vedere un po' quello che poteva essere questo tipo di aiuto, per riuscire a capire, a intervistare le persone. Io con i profughi gli ho parlato. Cioè, è una tragedia, ma arrivano lì questi soldati, li squartano, gli portano via gli organi e li vendono. Cioè, è una cosa disumana, violentano le donne. Io ho parlato
con un magistrato di Donetsk e mi ha raccontato delle cose disumane, e ho parlato con una persona di legge, una persona istruita, ed era scappata, era una donna, era scappata anche lei, ed era disperata perché è scappata senza potersi prendere nulla da casa, ma neanche, che ne so, la gente scappa, non si prende neanche un paio di scarpe, o perché non ce la fanno a portarsi dietro nulla, scappano alla più non posso. Questo convoglio, io sono stato lì questi giorni che il convoglio era fermo, non lo facevano entrare, le autorità ucraine non lo facevano entrare, un convoglio umanitario al confine, passando diciamo per le zone non filo russe ma ancora sotto il controllo degli ucraini, è possibile comunque farlo controllare dall'autorità di Kiev il convoglio? Lo aprono, ma dentro cosa potevano trovare? Formaggio, pane, latte, cioè il convoglio poteva passare benissimo ed entrare in Ucraina perché erano tutti viveri alimentari. È stato respinto di qua, è stato respinto di là, è stato respinto da un'altra parte. Perché è stato respinto il convoglio? Perché l'assedio, essendo una tattica militare, se Putin gli manda lì da mangiare e da bere alla gente che deve morire, è chiaro che gli vai a rovinare i loro piani, gli vai a rovinare, gli rompi le uova nel paniere. Loro dico, sì, ma noi questi qui siamo a Kiev, sono una giunta filo fascista, sono dei satrapi sanguinari e fanno apposta a massacrare e ammazzare la gente e a fare una moglie di fame, tu gli porti pane, acqua e formaggio. Quelli lì è chiaro che si incazzano, non ti fanno entrare niente. Oggi la posizione italiana, del governo italiano, l'ho letta stanotte, sta notizia uscita fuori all'ultimo momento, era incazzatissima contro la Russia, ancora a considerare i russi come delle persone malefiche da aggredire, solamente perché hanno insistito tantissimo che il convoglio umanitario arrivasse lì dove ce n'è bisogno. Hanno insistito, l'hanno fatto passare, entrare di prepotenza, e quello era sicuramente un convoglio che non nascondeva nulla che poteva essere usato a fini bellici. È un convoglio puramente umanitario, hanno cercato in tutti i modi, è accompagnato il convoglio su ogni camion via un membro della Croce Rossa, affinché anche la comunità internazionale sia tranquillizzata circa il contenuto di quello che entra lì dentro. Ecco, è un po' quello che sta avvenendo. È chiaro che il governo italiano su quello che avviene in Ucraina non è autocefalo, non può avere un suo pensiero personale. Ai nostri pupazzi, ai nostri burattini del governo, ai nostri ministri, vengono messe in bocca parole che non sono loro, arrivano dalla Troica, arrivano da questo nocciolo dell'Unione Europea dove abbiamo dentro gente che non si capisce chi l'ha messa, chi li ha votati, che sono l'antitesi della democrazia, ovvero i vari Barroso, Van Rompuy, e a rompere anche dentro, a infierire, ci troviamo anche la Merkel, perché la Merkel, la Germania, ha dato un grande appoggio anche lei a questo golpe fascista. E questa è un po' la situazione di quello che sta succedendo adesso in Ucraina. Abbiamo delle città che sono sotto embargo, la gente vuole morire di fame, e la cosa che deve farti riflettere è che queste persone qui, che non hanno un cuore, non hanno un'anima, non hanno uno scrupolo, gente fredda, sono dei finanzieri, sono gli stessi che in Italia hanno applicato l'austerity. Non gliene farà niente nemmeno di te, cioè se un domani te come italiano devi morire, tu devi morire, cioè l'Italia è un paese che è stato messo al sacco dalla stessa gente, è stato portato all'austerity, è stato dilaniato e ora hanno indebitato il nostro paese in maniera artificiosa con il trucco del signoraggio, dei titoli di Stato, compagnia bella, e questi maghi della finanza, se possono a te farti un danno del tipo portarti via la casa, portarti via quello che hai,
lo faranno e stai tranquillo che anche in Italia privatizzeranno tutto e metteranno al sacco tutto quello che abbiamo. Questi sono dei passi che vanno fermati. Gente pericolosa, ci troviamo immersi in una situazione dove abbiamo gente pericolosa che sta infierendo sull'Italia e sul popolo italiano. Io considero che uno Stato deve essere sempre più forte, lo Stato deve vincere sempre, non si deve fare sottomettere. E lo Stato chi è? Lo Stato siamo noi, la collettività, siamo il popolo italiano. Noi dobbiamo riacquistare la nostra sovranità popolare. Chiudo questo video, finito il video adesso vi farò vedere un piccolo clip dove vi mostro con quanta foga questa gente qui dell'Ucraina orientale andò a votare il referendum per chiedere l'indipendenza dai fascisti ucraini. Guardate, proprio questo video qui è simbolico perché vedrete tantissima gente in piazza con tantissimo entusiasmo, non si è mai vista al mondo mai tanta, così tanta gente scendere nelle strade in vari posti, in vari quartieri e fare file immense per andare a votare e chiedere l'indipendenza da un governo messo lì dalla troica fascista, non voluto da nessuno. È la stessa cosa che è avvenuta anche da noi in Italia. Anche da noi in Italia siamo sotto una dittatura, è silenziosa, non si evince, però quando incominceranno a toccare le tue tasche tu te ne renderai conto. Ciao a tutti e alla prossima. Gente pacifica che con un referendum si dissociano da un governo golpista imposto dalla troica, ora sono considerati terroristi da annientare e sono sotto assedio ostentati dalla sete e dalla fame. E так, сегодня 11 мая 2014 год. Дата референдума. О провозглашении Донецкой Народной Республики. Сейчас я покажу вам всю очередь, чтобы наши западные товарищи не говорили, что здесь 10 человек и 3 бабушки. Так. Здорово. Мне для группы надо. Я говорю, потеряю. Дима! Вот, вот, вот. Это все очередь. Это все и живые люди. О, знакомых тьма просто. Здорово. Знакомых просто тьма. Все люди живые. Не манекены, как говорится, стоят. А то мало ли, майдауны всякое, могу сказать. Оу-оу, все приветствуют, все махают. В общем, вон там вот аж очередь заканчивается. Вон там вот. Очень далеко.